Non ho neanche idea di come chiamare questo video. Forse conviene iniziarlo. Ah, i people of YouTube. Allora, siamo qui oggi, giusto video veloce, per discutere di una cosa, ma proprio velocissima. Siamo ad agosto, o meglio, settimana prossima sarà agosto. E come molte persone, anche lavorativamente parlando, voglio prendermi un attimo una pausetta. Non so se tutto il mese di agosto, comunque un paio di settimane, almeno fino a Ferragosto me le prendo, giusto un po' per rilassarmi. E due, anche per mettere un po' di video da parte, perché sto un attimo facendo fatica, effettivamente, col lavoro permettendo, a fare entrambe le cose, o meglio, a caricare in modo, diciamo, continuo. Mi prendo giusto questo po' di tempo per mettere da parte un po' di video, montarne un bel po' e soprattutto dare una sistemata a tutto quanto, diciamo, il planning del canale. Come penso ormai si sia capito dalla playlist dei video, la settimana è divisa così. Il lunedì vengono caricati i giochi della PlayStation 2 alle 15. Alle 16.30 viene caricato un secondo video che può essere, diciamo, un gioco nuovo o comunque un gioco che sto, diciamo, anche rigiocando. In questo caso Persona 5 Strikers oppure Darksiders 1. E infine alle 18 la serie lunga. Per farla breve, prima era Persona 5, che è una serie che è durata 117 episodi, un bel po' di episodi effettivamente, e adesso abbiamo Saints Row, tutta la saga di Saints Row, quindi partiamo dall'1, mettiamo caso una trentina di episodi, il 2 non ho idea di quanti episodi saranno, il 3 Remastered, il 4 è Get Out of Hell. Quindi ci sarà un bel po' di video su questa serie e quindi questa la carichiamo dal lunedì al venerdì sempre alle 18. Il martedì viene caricato Fallout 4 moddato e quella serie è forse una delle due che richiede molto più tempo per essere registrata, perché voi vedete un episodio di 20 minuti, il video intero ne dura almeno 3. Voi dite, ma ci saranno un sacco di pezzi tagliati? No, diciamo che sono i miei momenti di silenzio tra magari un percorso e l'altro, un momento in cui sto costruendo, un momento in cui sto facendo la foto della copertina, sono quelli che fottono via un sacco di tempo. Alle 16.30, come ho detto prima, Persona 5 o Darksiders, e alle 18, appunto, Saints Row. Il mercoledì invece è il giorno più difficile di tutti, perché è quello del video speciale. È quello che richiede molto più tempo per essere registrato, ma è anche quello che, diciamo, che metto quel po' di impegno in più per creare ogni settimana un contenuto diverso. Poi sempre alle 16.30, alle 18, video di Persona 5 o Darksiders, video di Saints Row. E di nuovo giovedì e venerdì, Shrek e poi Fallout. Come vedete, caricare 15 video a settimana richiede molto tempo, anche se devo essere sincero, questo tempo si è ridotto drasticamente passando da Persona 5, che ogni episodio durava all'incirca un'ora, a Saints Row, che ogni episodio ne dura meno di 20. Capite che c'è una bella discrepanza. Il più è che quel tempo che veniva preso per Persona 5 viene preso da Fallout, anche se diciamo che è molto meglio Fallout perché me lo prende due volte a settimana piuttosto che 5 giorni a settimana. Quindi capite che se questo periodo lo prendo giusto per prendermi una pausa, per rilassarmi e per caricare altri video mettendoli da parte, diciamo che lo faccio anche per voi. Citazioni involontarie, lo faccio per voi. Spero che passiate anche voi delle buone vacanze, auguratemene anche a me delle buone perché credo che non ne farò e ci vediamo molto presto. Questo non vuol dire che in questo lasso di tempo magari non caricherò nulla, diciamo che cercherò di prenderla con un po' più di calma. Quindi ragazzi, buone vacanze e ci vediamo molto presto. Ciao a tutti!